Vangelo di oggi ci offre una parabola molto famosa che è diventata anche proverbiale, quella del grano e della zizzania, da cui l'immagine del seminatore di zizzania che è quello che in qualche modo va a seminare discordia. Però nella parabola evangelica l'insegnamento è particolarmente profondo, perché il buon grano rappresenta il frutto che ha preso forma nell'anima dei figli della luce, mentre invece il seminatore di zizzania è il nemico di Dio e la zizzania rappresenta i figli delle tenebre. E l'indicazione che viene data al contadino è quella di attendere il tempo della mietitura, non sradicare la zizzania anzitempo perché non abbia a patirne anche il grano, e solo al momento della mietitura separare il grano dalla zizzania. Il momento della mietitura lo spiega Gesù stesso quando illustra il senso della parabola ai propri discepoli: rappresenta il momento del giudizio finale. È chiaro che utilizzare una parabola con un significato così profondo e così proiettato verso una realtà escatologica per parlare del lavoro di un educatore o di un insegnante nel tempo presente potrebbe apparire incauto, ma c'è un elemento di natura pedagogica che a mio avviso si può cogliere anche all'interno di questa parabola. Se noi utilizziamo l'immagine del buon grano per rappresentare l'apprendimento fecondo, l'apprendimento significativo, ciò che porta frutto dell'insegnamento del maestro, e utilizziamo l'immagine della zizzania per rappresentare all'interno della mente e del cuore della stessa persona l'errore, ciò che disturba l'apprendimento fecondo e significativo, ecco che allora possiamo svolgere questa metafora, come dicevo, in senso pedagogico. L'errore può essere proficuo, può essere utile, non va immediatamente sradicato con violenza, perché un percorso mentale, anche erroneo, mi dà il senso del tipo di percorso mentale che sta svolgendo l'allievo, e quindi capire l'errore e aiutare ogni allievo a riflettere sui propri errori è precisamente il senso di quella valutazione che si chiama valutazione formativa e che in qualche modo può aiutare le persone anche ad apprendere dai propri errori, perché spesso l'errore non è un errore totale, ma in un percorso erroneo c'è anche qualcosa che può dare un utile insegnamento. Verrà poi il tempo, e qui forse l'immagine può essere un po' forte, ma è il tempo della valutazione sommativa, della valutazione finale, della valutazione certificativa, in cui a un certo punto gli errori che possono aver avuto una funzione durante il percorso in itinere da un punto di vista formativo dovranno essere abbandonati, e a quel punto uno dovrebbe essere in grado di dar conto solo dell'apprendimento fecondo, solo del grano buono che dovrebbe essere rimasto alla fine, ed eliminare definitivamente la zizzania dell'errore. Thank you.